Ciao, sono Francesco Farina, titolare del Comic Store 2.0. Ci troviamo qui stasera all'inaugurazione della fumetteria. Di fianco a me c'è uno degli ospiti presenti, che è il papà di Ernest Egg. È un cosentino doc, ecco, essendo cosentino doc non potevamo non invitarlo appunto come inaugurazione. Ernest Egg e Francesco Polizzo sono uno dei primi ospiti presenti in questa fumetteria nell'arco di una serie di eventi organizzati sparsi per tutto l'anno. Inoltre all'interno della fumetteria potete trovare fumetti americani, manga, italiani ovviamente, ma non solo, anche action figure, statue, i famosi Funko Pop, che sono i pupazzini che vanno molto di moda adesso. La fumetteria, il Comic Store 2.0, inoltre si pone l'obiettivo di inserirsi all'interno di alcuni eventi che già sono presenti su Cosenza e provincia, che mostrano quella che è l'arte del fumetto, che è abbinata alla cultura. Detto questo, passo la parola adesso al nostro ospite di stasera. Grazie, buonasera a tutti, sono Francesco Polizzo, come ha detto il buon Francesco, sono originario di Cosenza, vivo qui da un bel po' di anni e sono il papà di Ernest Egg, uno dei due papà, perché Ernest non ha mamma, però ha ben due papà. Ernest Egg è il progetto che presentiamo oggi anche qui nella mia città, è un progetto cross-mediale, è stato realizzato attraverso il crowdfunding e abbiamo fatto sia il libro, quindi abbiamo realizzato questo libro che oggi presentiamo qui, e il cortometraggio, che è stato diretto da Claudio Di Biagio, youtuber e regista piuttosto famoso, e con la voce di Giobbe Covatta, con un doppiatore misterioso per la voce di Ernest che sveleremo quanto prima. E sostanzialmente da qualche anno svolgo l'attività di sceneggiatore con alcuni editori, quindi in realtà è una passione che alla fine è diventata sostanzialmente un vero e proprio lavoro. Mi fa piacere essere qui perché da Comic Store, perché Francesco è una persona che conosco da anni e abbiamo condiviso alcune avventure anche fumettistiche in un po' in giro per l'Italia fondamentalmente, e oggi sono qui non solo in veste di autore ma anche come lettore di fumetti, e sono venuto a fare gli acquisti e a fare gli auguri a Francesco per questa nuova attività imprenditoriale. Vi starete chiedendo chi è Ernest Egg. Ernest Egg è un personaggio molto particolare, uno scienziato, è un inventore, ma soprattutto un esploratore. Si autodefinisce cacciatore di leggende.
Per la creazione di Ernest Egg ci siamo ispirati alla letteratura di avventura del tardo Ottocento, con alcuni autori in mente ben precisi, Jules Verne per esempio, Jack London. Abbiamo mixato però con un po' il gusto vintage di alcune produzioni sia cinematografiche che di animazione. Abbiamo tentato di una sorta di mashup ed è venuto fuori un personaggio che ha nella sua cifra stilistica l'autoironia e l'ironia. Non sapremo mai bene se le avventure di Ernest sono veramente vissute o sono parte della sua immaginazione. Ernest, come tutti gli avventurieri, si accompagna a un gruppo di persone che lo seguono. Insieme a lui c'è il suo migliore amico, un amico d'infanzia, Carl, un personaggio che non vedremo mai in viso, ma abbiamo le prove fotografiche della sua esistenza, e insieme salperanno utilizzando la Boot, che è la nave comandata dal capitano Abak, che è un vecchio lupo mannaro di mare, che si accompagna da un suo vice, nonché cuoco, nonché beatboxer, chiamato appunto Beat Monkey. È una scimmia di colore arancione che utilizza lo scheletro del pappagallo defunto di Abak per immedesimarsi in un rapper utilizzando praticamente l'arte del beatboxing. Tutti insieme. Ave Maria. Grazie, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e ora della nostra morte. Amen. Signore vi benedica a tutti. La tua attività, questa bella attività, Francesco. Tutti voi presenti, Dio vi benedica nelle vostre attività lavorative, professionali, umane, esistenziali. Vi doni la pace, la salute, ogni bene. Dio vi accompagni, vi protegga sempre e vi protegga da tutti i mali.